Eccoci qui. Io confido molto sul fatto che mi sentiate, anzi se mi poteste subito dire se mi sentite oppure no, perché ho provato delle nuove cuffie e allora vorrei capire se sentite oppure no. Quindi la prima domanda che vi faccio è questa. Sentite bene, forte e chiaro, o devo mettere gli altri auricolari? Sentite? Franci, prima di entrare, dimmi, scrivimi se senti bene la mia voce. Federico Fabri sta guardando. Cesare Impera sta guardando. Sabri, ciao, mi dici se si sente la voce? Ti sento, ma non molto forte. Allora, aspetta, voglio vedere se era. Ecco, invece così mi senti meglio, Francesco? Così invece ho alzato il volume. Ditemi se adesso sentite bene. Così poi invito Francesco dal momento in cui tutto va bene. Sì, si sente bene. Ok. Alberto, ciao. Ti sento bene. Perfetto. Allora, a questo punto saluto tutti, ho cambiato location, c'è solo un leggero disturbo. Ditemi se si sente ancora il disturbo, se no passo agli auricolari normali. Disturbo di che cosa? Ciao Isabella, ben arrivata. Benissimo. Ok, sentite bene, quindi mi rilasso. Faccio entrare Francesco. No, cosa? No, ragazzi, però se rispondete sì o no, io non capisco, mi viene. Vabbè, io faccio entrare Francesco. Ecco. Aspettiamo che arrivi Francesco. Eccoci, mi sa che ci siamo. Così, quando arriva Francesco, io sistemo il mio. Ci La mia sono, buongiorno. posizione. Ciao, buongiorno. Ho Buon voluto pomeriggio. cambiare location, ma qui devo capire come vederti bene, eh? Aspettiamo un po' di sistemare tutto. Ancora un po'. Come va? Va Secondo me bene. bene? Mi Secondo me senti bene. bene? Perché Mi qualcuno dice sovrasti che si sente dall'alto? ronzio. Qualcuno No, dice che si no. sente ronzio. Qua che sono qua sopra. Così Io no, va bene? Tu io no? sento Cosa? Non bene, senti poi. ronzio? Perfetto. Vediamo se sente. Si sente un leggero ronzio, ma la voce si sente bene, Lucia. Mi sa che il leggero ronzio è tutto questo ambaradan che si sentirebbe anche con le altre cuffie. Volevo soltanto cambiare un po' posto perché non mi potevo più guardare. È mezz'ora che faccio le prove. Sembro un Comunque po' se illuminata di menso, però. mi incombi, ti ho sulle Incombo, spalle, ti ho sulle sembra spalle. la carogna, te lo ricordi quello che raccontava della Sì, carogna sulle ma non ce l'hai spalle? non hai la faccia da carogna, quindi Non ho la faccia da sei carogna. ben mimetizzata. Molto bene, molto bene. Allora, ciao a tutti, benvenuti in questa puntata particolare, perché quest'oggi ho un ospite che mi fa piacere presentare, si chiama Francesco Brunetti. Il nostro incontro è stato prima lavorativo, e nel senso che ho conosciuto Francesca e mi ha insegnato anche un sacco di cose perché appena entrata in questo settore delle diete non è che ne sapessi granché, e invece lui devo dire che mi ha aiutato tantissimo e quindi è una cosa che mi ha portato a prendere sempre più confidenza, essere sempre più amici e a confidarci anche un po' le nostre passioni. E le passioni alla fine abbiamo scoperto non essere così diverse, perché lui è un autore che scrive poesie e romanzi, poi sarò più dettagliata, e io sono una lettrice, quindi di fatto ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti sia professionalmente sia personalmente. Grande, grande stima reciproca. Allora, Francesco, intanto sei elegantissimo, stai benissimo. Ci ho messo la giacca, stavo studiando Sei qual era molto Luca, poeta, elegante. scrittore.
e alla fine ho preso la solita giacca blu. Che sta sempre su tutto, no? Come le cravatte. Le Sì, cravatte, le giacche sì. blu, stiamo tranquilli che Non ho stanno bene, messo le la stiamo bene su cravatta tutto. perché piccolo piccolo non sembrava, sembrava esagerato. No, Ho detto almeno direi che mettiamo. sei perfetto, sei anche super pettinato, insomma. Sembra che tu debba fare la presentazione di una silloge, guarda. Ah sì, ma io non sapevo niente di questa cosa, è una sorpresa. C'è Ti anche ho l'editore, così. tra gli ascoltatori. Ah Retto sì? di Internossi, sì, ho visto Allora prima che si è collegato. salutiamo anche lui. Goffredo Allora, Ferretto di Internossi. parliamo un po' di te, no? Perché tu fin da quando sei, diciamo, da che sei ragazzo hai sempre scritto, no? E diciamo che ti sei cimentato con il romanzo un po' più tardi, ma da sempre hai avuto la passione della poesia, no? Nel frattempo, in tutti questi anni di carriera, hai pubblicato 10 raccolte diverse, leggo un po' perché a memoria facevo fatica, 5 romanzi tuoi, più 2 di scrittura collettiva, e mi ricordo quando mi raccontavi nei nostri incontri lavorativi di questo romanzo collettivo, e anche racconti presenti in diverse antologie, no? Sì. E E se poi avete piacere di sapere qualcosa di più, chiaramente anche potete scrivere anche una una ninna Nina nanna. Nanna che Adesso tu hai letto in ci modo arrivavo splendido. nella nostra unione dal punto di vista artistico. Io e lui abbiamo un 16 novembre nel quale è stato presentato Nel labirinto di Chiara, che è la sua ultima fatica, un thriller psicologico molto molto bello, e io ho avuto l'onore il 16 novembre di leggere per lui al Caffè De Filo, abbiamo fatto la presentazione, e poi abbiamo scritto entrambi una fiaba durante il coronavirus, dedicata ai bambini per spiegare che cos'era il coronavirus. E allora gli ho detto che c'era la possibilità di scrivere una fiaba, e lui, detto fatto, ha scritto una fiaba. Io anche, quindi nel libro Il mostro dagli occhi rossi e altre storie, che è stato pubblicato adesso su ebook e poi cartaceo da Morellini, ci saranno le nostre storie e lette anche ad alta voce da me. Quindi è stata una bella cosa. Ma non è di noi che dobbiamo parlare, ma soltanto di te. Quindi oggi siamo qui per presentare l'ultima silloge poetica, appena edita per Internos, lo abbiamo appena detto. Il titolo è Emozioni. La prefazione è della poetessa, saggista e cara amica dell'autore Elvira Landò, e a cui tra l'altro il poeta ha dedicato la prima poesia. E la copertina è impreziosita da una fotografia meravigliosa del maestro Luiso Sturla, giusto? Sì, il pittore che mi ha dato questa tavola e l'ho usata col suo consenso come copertina perché non sono nate insieme, ma in qualche maniera il titolo Emozioni e questi colori, no, questo informale con questi colori sul rosso e anche poi l'impaginazione che ha dato l'editore e la figlia Esther che hanno curato, insomma, mi sembravano appropriate e nello stesso tempo c'è un legame anche Molto bella. personale di stima, di amicizia, sì, è un grande pittore, un novantenne che diciamo è conosciuto non come dovrebbe essere, ma lavora ancora nel suo studio ed è una figura alta, ieratica, proprio c'ha la physique du rôle, ma anche una persona di una semplicità e di una. Mi ha detto: io faccio queste cose quando mi ha dato questa tavola, no? Questo cartone su cui. Mi ha detto: io faccio queste cose, come dire, pasticcio un po', faccio queste cose qua, sì. E queste sono le doti Caspita. delle grandi persone, così come di Elvira, che poi ti dirò forse alla fine, Forse alla una fine. piccola chicca, sì, alla fine, una chicca che tu hai accennato ieri sera, se Non vuoi hai lo faccio resistito. adesso. No, ma proprio la cosa, allora ti dico, ti faccio una mezza chicca e poi però ieri ci siamo incontrati con Elvira dopo tanto tempo di clausura e anche lei ha pubblicato una raccolta sempre con Internos e con Ferretto che conosce tutte e due ampiamente e ci siamo incontrati nel suo giardino e lei, io ho dato emozioni a lei, lei ha dato Note, Notte 2, che è la seconda, anche questa è una tavola di Luiso Sturla e intanto la prefazione quando la dedica quando uno legge.
no? Nella dedica scritta a mano ieri da Elvira a Francesco, amico al di là del tempo e dello spazio, Elvira, Caspita. già uno rimane brasato, perché per quanto sappia, conosca la sensibilità, eccetera. Poi la prima me l'aveva chiesto per la verità, c'è anche una traduzione in inglese di tutti i testi, e la prima poesia che introduce, che non legge, non era in previsione di leggere, ovviamente non lo faremo adesso, che è dedicata a lei, che però non è molto tecnologica, quindi probabilmente mi seguirà in registrata con l'aiuto di qualcuno dei suoi quattro figli. È una donna di oltre 80 anni e ha un entusiasmo, una semplicità, una potenza, una gioia, un'umiltà, È diciamo, una è donna comunque molto. meravigliosa che ho Di tu conosciuto hai e conosciuto in sì, e quindi quell'occasione. devo dire che ricordiamoci però che dobbiamo parlare di te, perché Sì, poi lo so che certo, tu però. sei quando hai questa stima profonda per queste persone, poi lo so che ti perdi, Però ti metti a vedi, parlare di questo loro poi è venuto. e ti dimentichi. Ma questa dedica è la prima dedica, no, diciamo che è la prima dedica della Silogi di cui andremo a parlare oggi, Sì. ed è all'inizio, no, la mia dedica in italiano a Elvira e le sue infinite note, tradotta anche in inglese, all'inizio della sua raccolta. Più altre due dedicate a me, dentro, tra il gruppo delle sezioni amici. Quindi un regalo più grosso, una Più coincidenza, perché grosso non era davvero, voluto, eh? ci siamo incontrati così perché i tempi, le necessità sue e mie. Certo. Quindi in qualche maniera alla vigilia di questo incontro, che naturalmente mi emoziona, perché comunque ogni incontro emoziona, e anche il mezzo nuovo, eccetera. Comunque, lascio a te, che sei ormai diventata veramente padrona della scena, del microfono, No, delle in note. realtà io per Sì. tornare un po' a noi, io ho accennato al fatto che ho letto alcuni brani del tuo ultimo romanzo, Nel labirinto di Chiara, e per entrare un po' nel vivo, no, di questa presentazione, quindi per arrivare a parlare poi di emozioni, mi piacerebbe leggere una pagina, anzi l'incipit del labirinto di Chiara, per capire effettivamente quanta poesia c'è anche nel romanzo, perché Francesco, sia in questo romanzo sia nei precedenti, devo dire che tra l'altro recentemente ha preso un premio per l'altro romanzo, Il segreto di Costanza, quindi sono cose che dico e che evidentemente non penso solo io, perché è un poeta anche quando scrive romanzi. E quindi avevo piacere di leggervi questa pagina. Una foschia lattiginosa, improvvisa e inconsueta, sta calando giù dal cerchio delle colline a questa striscia di spiaggia gaiosa che fino a pochi istanti fa era il mio orizzonte. Un silenzio intimo di cielo e di mare il mio, incurante del gracidare stridulo di gabbiani voraci e dello sciabordio ritmato e dolce di onde appena urlate di schiuma. Appoggiata alla ringhiera corrosa, lo sguardo fisso e senza tempo, sono stato sorpreso dalla luce in fuga e dall'umidore che mi sta carezzando ruvido la pelle. Che cosa ci faccio qui? Ma che ore sono? Consulto il cellulare, non l'orologio al polso, cercando un'improbabile chiamata andata persa, un messaggio qualsiasi, con un automatismo di cui riesco ancora a sorridere con quel poco di ironia di cui sono capace. Lo ripongo ed inizio a guardarmi attorno, cercando di recuperare qualcosa, quel che resta del mio orgoglio ferito, della rabbia repressa, dello scoramento profondo, magmaticamente confuso, le cui radici affiorano appena, come quei legni contorti che l'ultima mareggiata ha sparso sulla battigia e che la semioscurità di questa ora buia, sia dentro che fuori me, lascia intravedere. Sto per staccarmi da lì, mi guardo attorno, i lampioni sono accesi, ma le luci allineate lungo la marina sono rifratte e ovattate. Arriva una chiamata. Sul display leggo Chiara 38907, esito, anche se pochi istanti prima, poi mi decido, do un tocco al tasto verde, una voce acuta e perentoria, quasi minacciosa e intima, salendo di tono, rispondi, pronto, so che sei in ascolto. Chiudo di scatto la voce, la riconosco, non è di Chiara. Questo è certo. E poi Chiara, come potrebbe? Grazie della Sì, mai lettura, che non questo è viene voglia di improbabile. comprarlo. Io lo comprerei subito se non fosse che ne ho già due.
Comunque questo è il prologo, è un thriller psicologico, quindi questa domanda poi è fatta apposta per Beh. lasciare un po' incuriosire e lasciare il mistero di questo racconto che si snoda. Sì, me l'hanno detto Ascolta. in molti che la poesia c'è anche nella prosa. Comunque veniamo al... È così, è così, è così. E infatti io vorrei passare subito a questa domanda. La mo Dimmi. sua modalità di scrittura è emotiva, istintiva? E poi nel romanzo nasce prima la trama e poi la scrittura o viceversa? E Allora, la poi guarda, ti risposta... chiedo ancora questo, così rispondi a tutte e tre le cose. Sì, Perché questa certo. raccolta? Allora, la prima risposta praticamente dà conto alle due che hai fatto, le prime due. Nel senso che la mia modalità di scrittura normale è istintiva, emotiva e istintiva. Cioè scrivo di getto. Quando mi viene, non, a volte non so neanche cosa voglio scrivere esattamente. È uno sfogo di un grumo che c'è dentro che poi viene fuori. Quindi nel 99% dei casi non c'è neanche un riferimento preciso a un luogo, a una persona, a un'emozione, a un sentimento. Poi si snoda e viene fuori da dentro. Quindi anche nella scrittura in prosa non sono uno scrittore che si fa la trama in testa, che ha una... e poi mette perché, diciamo... Il mio modo di sentire anche ho bisogno di un'urgenza per me, perché sono anche pigro. Cioè nel mio lavoro no, perché ho dato anche troppo, chi mi conosce lo sa, in tante altre cose. Però ho bisogno di uno stimolo forte, e quindi non sono uno che si mette lì perché devo scrivere un romanzo e quindi devo fare. Una volta nel secondo, no, sì. Nel primo romanzo che ho scritto, Tu Ciao, nel primo romanzo mio, che in realtà era il secondo, proprio perché il primo è rimasto nel cassetto, era troppo personale. Allora mi ero imposto non una trama, ma mi ero imposto che il personaggio principale fosse una donna giovane, io non ero una donna giovane, che avesse un certo tipo di aspirazione di vita, eccetera, eccetera, che erano l'opposto sostanzialmente di quello che io avevo seguito, magari che forse inconsciamente avrei voluto. Perché l'identificazione c'è sempre, e mi sono imposto per essere meno, diciamo, autobiografico possibile, cosa che è tipico di chi scrive, chi comincia a scrivere, finisce Certo. per cadere nell'autobiografia. In questo caso è stata la prima pagina l'impostazione, ma non la storia. La storia è nata, poi si sviluppano da soli, i personaggi acquistano, l'hanno detto altri, ognuno poi ha i suoi. Tu sei amica molto di Sara Rattaro, grande scrittrice ligure. Lei invece in una pubblica, diciamo, incontro, eccetera, ha detto che cammina pensando ad alta voce, sembra, no? Insomma, un po' Pazza. che parlano. E quindi si scrive il libro in testa e poi ha una facilità di scrittura, lo butta giù. Ecco, io no, devo andare di emozione in emozione. Poi i personaggi acquistano la loro personalità. E questo, ecco, una Certo. certa coerenza, questo fa parte forse un po', vi do una pennellata da solo, non dovrei, ma insomma, in qualche maniera una certa coerenza nei personaggi mi nasce abbastanza spontanea e nello stesso tempo però poi forse anche la mia psicologia, ma anche la mia professione, per quasi 50 anni esercitata, no, di medico, ascoltando le persone. Fa sì che a un certo punto abbia incamerato, probabilmente, si è diventato tante storie, tanti punti di vista, tante sfumature. Quindi, in qualche maniera, poi i personaggi vengono fuori queste sfumature. Perché questa cosa? Mi sono una domanda più che pertinente perché è la decima, no? E quindi uno dice: a un certo punto c'è una certa età, ne scritte tante, eccetera. Adesso non è che bisogno c'era di pubblicare l'ennesima raccolta di versi. Sono 3 anni che non pubblico, quindi versi, quindi in qualche maniera un po' di astinenza l'ho avuto. Però nel cassetto si accumulavano, anzi su internet, sui file. Diciamo che l'urgenza è venuta fuori dal fatto che il gomitolo, adesso non voglio fare il patetico, ma il gomitolo, poi, no? Il filo del gomitolo si accorcia man mano. Quindi determinate urgenze diventano più reali e consistenti che quando uno si illude di avere una vita davanti, mille possibilità. E poi diciamo che la nipotina, qui poi
sono dedicate sette delle prime poesie dedicate che Leggiamo arrivano qualcuna. circa, ne leggiamo alcune. È stato un po' chiaro che potevo, le avevo scritte, potevo darle a mia figlia che poi le leggesse alla nipotina in qualunque situazione in E futuro, sì, e noi? però, e sì, però volevo, siccome c'è una certa, come posso dire, imbarazzo, no, Imbarazzo. nell'esprimere i sentimenti direttamente tra padre e figlia, è reciproco, no? C'è una ritrosia, una forma di commozione. Allora ho detto, deve essere scritta, ma la devo pubblicare perché non si sa mai, sto corona, eccetera. Per adesso l'ho fregato fino adesso, fino a questo momento qua, in questo senso. E quindi sentivo questa urgenza, di scrivere, di lasciare questa testimonianza a persone care a cui ho dedicato le prime, e in particolare alla nipotina, e poi delle altre che sono nate man mano. E quasi tutte su internet, per dirti, se qualcuno che mi ha seguito, di quelli che mi conoscono, se guarda l'ora in cui io pubblico queste cose, non è che le prendo, le scrivo all'una di notte, eccetera, le trascrivo all'una di notte, le scrivo proprio all'una di notte, alla Sì, mezzanotte, sì, sì. Come mezzanotte. È difficile che siano prima delle 11 di sera. quella che è dedicata a Gigi. Sì, quella che è sgatta Gigi, quello lì mi ha provocato, eccetera, e dovevo fare. E questo qui sì, se ho la provocazione mi scattano, allora divento svelto, veloce, mi nascono le idee, eccetera. Ho bisogno Rime. del calcio nel sedere. Ma comunque sì, è una delle mie caratteristiche psicologiche, ma è stata testata quando ero studente di medicina da De Toni, se l'hanno fatta tutti, non io perché ero un caso patologico, ma tutta la classe, diciamo, ci hanno fatto dei test attitudinali. E risultava questa utilità, quindi è certificata dal Gaslini, È quindi, certificata. anche se avevo 20 anni, avevo 20 anni. Ascolta, Francesco, prima di passare alla prossima domanda, ti va se leggiamo un po' di commenti che vedo che arrivano dalle persone e Sì, capire. Intanto c'è chi ci augura buon pomeriggio, Bruno Volpi, ciao. Vincenzo ci sta guardando, Claudia Maccabelli ci sta guardando. Qui c'è Daniela Soncina che scrive: Letti tutti i libri noir ed è vero, vi è molta poesia, oltre ad uno studio emotivo e psicologico dei personaggi. Una scrittura, aspetta perché a volte non me lo fa continuare, sì, coinvolge. una scrittura che coinvolge. Li vedi anche tu? Sì, li vedo anche se Bene. mi scappano Lara un po'. Arzioli, ciao. Poi c'è Maria Grazia Gomba, confermo il fatto che in te, nella tua scrittura, dottor Brunetti, prosa e poesia si fondono. Vedi che siamo tutti d'accordo. Sara Questa Cocimiglio, è ciao. una conoscenza internet, un insegnante di Savona, no, Ah, poi c'è che sì. Roman Jones che è uno degli autori delle fiabe che abbiamo citato prima e mi ha insegnato anche finalmente il titolo ieri perché io tutte le volte mi confondo. Achille, ciao. Lucia Grecul ci manda i complimenti. Eccomi arrivata, buon pomeriggio, grazie per l'invito, ci dice Letizia Lizza. Francesca ci guarda, dedica speciale di una grande donna, si riferiva chiaramente alla professoressa Landò e questa è Daniela. Grande pittore, persona semplice, vera, bella copertina, quindi è chiaro. Un abbraccio a te, Lucia, da parte di Francesco Mancuso. Paolo Neri guarda, aspetta, eh. Maria Grazia Gomba, che bella donna, Lucia, anche intelligente, simpatica, affascinante. Wow, poi detto da una donna, lascia sempre. Grazie, Maria Sì, ma Grazia. è una È severa nei severa, giudizi, e allora quindi doppio complimento. Poi c'è sì. Fabiana Agliardi, che è una scrittrice con la quale ho iniziato a fare cose e continuerò a farne. Buona la prima, il suo libro edizione Morellini, devo dire che è un libro veramente bello e divertente. Corrado Meglio, Luca Curreri, sei perfetto davvero, dice Maria Grazia. Insomma, direi che abbiamo salutato quasi, quasi tutti, se no finiamo che salutiamo Elvira Orsini, ho visto. Poi se mai alla fine faccio ancora un giro, scusate se ho saltato qualcuno. Nicodemo, un saluto da Nicodemo, Viteta de Gioiosa Ionica. Ok, io direi di procedere, cosa dici? Sì, direi di sì. Vediamo un Tanto è po', bello vediamo un questo, pur nella po'. difficoltà di queste forme di diretta online, intanto si raggiungono persone che non avrebbero potuto Esatto. fisicamente raggiungerci in un posto. E poi in qualche maniera, perché tu ti sei fatto apprezzare in questi mesi in cui che hai dedicato a questa tua attività, e io magari ho dei fan perché mi supportano, mi hanno. E comunque, insomma, si sente questo atteggiamento affettuoso
spontaneo È che bello, dà sì, calore, sì, fa ti dà vita, piacere, sì, è calore. A te ha acceso il vero. sorriso, che a te è già di tuo, ma io ti ho conosciuto professionalmente come persona molto seria, molto attenta, ma logicamente lo stress del lavoro, insomma, ti spegneva un attimino il sorriso negli occhi. Adesso, da quando leggi, eccetera, eccetera, sei esplosa. E lo dico non per fare un banale Bene. complimento, che credo, insomma, non ne hai bisogno, ma Sono perché contenta. ci siamo conosciuti in tante situazioni dove c'era il problema di Ne raggiungere un abbiamo passate anche obiettivo. un po'. Eh Ne sì, abbiamo tante passate un vite. po' insieme, sì. Sì. E Allora, nello ascolta, stesso adesso tempo, sì, nel entriamo un po' merito. nel merito di emozioni, eh? Perché questa meravigliosa raccolta in realtà si può dire che sia divisa in due parti, no? C'è una parte di poesie dedicate e una parte che si chiama, diciamo, che rende proprio il concetto di emozioni, non che le dedicate non siano emotive ed emozionanti, però hai voluto dare questa, no? Hai voluto separare. Raccontaci Sì, perché. perché diciamo in questi ultimi anni ci sono stati, da quando ero un po' più libero come attività professionale, la possibilità di fare degli incontri diretti. E una di queste, che poi leggerai, abbiamo previsto di leggere, è dedicata a Valeria Corciolani, È la prima che leggerò, sì. dopo la lettura di Acqua Passata, ma perché è il suo primo romanzo della serie dell'ispettore Rosset, eccetera. E ho incontrato personalmente, anche se abitiamo a 100 metri di distanza, e la conoscevo per nome, era riportato sui giornali, il suo successo, la prima uscita con Mondadori, ma non ci eravamo mai incontrati. L'ho incontrato, era appena uscito Il segreto di Costanza e la mia precedente racconto a diversi. E lei stava presentando in una libreria di Chiavari il suo Acqua Passata. E ho ascoltato, ci siamo scambiati questi, poi è nato anche lì un bellissimo rapporto, anche se ci vediamo mezzo minuto all'anno. E ci scambiamo gli auguri o i saluti. E dopo la lettura di questo primo romanzo, di questa serie, che ha avuto un successo strepitoso, allora non era ancora così consolidato, e avevo scritto questa cosa. E quindi, è così come l'ho scritta per Elvira, l'ho scritta per altri che adesso non leggiamo, un'altra autrice che ho presentato al Festival della Parola. L'emotività, l'emozione che mi sono tenuto dentro in molti anni della mia vita lunga. Ho deciso di tirarle fuori. E allora questa prima parte, poi naturalmente quella per la nipotina, che ha avuto Sono meravigliosi. diciamo un inizio di vita abbastanza travagliato, però ha resistito gagliarda, adesso ha ancora da superare degli ostacoli. E quando me la sono trovata così tra le braccia, vicino, addormentata, eccetera, diciamo. Queste dedicate, ce n'è una dedicata anche a Faber e una a tutte le donne. Le ho volute separare perché sono cose che avrei probabilmente scritto anche in passato, ma che rimanevano nel cassetto. Questa volta le ho volute tirare fuori e le ho separate dalle altre invece che non avevano un riferimento preciso. E allora io Questo credo comincerei di aver. proprio dalla prima delle poesie dedicate, hai risposto perfettamente alla mia domanda. Ah, ecco, giusto appunto che siamo qui e siamo in questa grande chat, se qualcuno ha piacere di fare delle domande a Francesco, approfittatene perché alla fine delle letture io darò, come ho fatto prima, scorrerò un po'. E se ci saranno delle domande, chiaramente Francesco sarà contento di rispondere. Poi lui è super disponibile anche in privato, quindi poi se lo cercate lo trovate, come si suol dire, è difficile che dica di no. Anche copiato su pure un canalino YouTube fatto in pigiama sul letture in pigiama. Fantastico! Lettura in pigiama potrebbe essere un nuovo No, beh, sì, hashtag perché poi lettura in pigiama. un po' sul terrazzo quando c'è il sole per sfuggire anche alla televisione ad alto volume della moglie, E certo. oppure in casa quando è grigio, eccetera. E ho letto cose mie, ma anche di autori, l'Elvira, Danila Boggiano, una grande poetessa chiavarese, lei Elena Bono, mancata, ma un grande della lettura del Novecento, e Francesco Dario Rossi, cioè tutte persone di cui ho Stima. volumi a casa, eccetera, che sto riscoprendo e sto leggendo Certo. e vedo che viene apprezzata questa cosa, anche se la mia lettura è la mia aria Vabbè, non puoi così. mica rubarmi il mestiere, è giusto che ognuno faccia il No, proprio. ma Tu mi sono messo. provaci, continua a provare, provare, No, no, provare, no. provare, provare. Sono migliorato perché. Ho Esatto, si ridotto un po' migliora. la coccina,
che non avevo, e poi non mi Letizia dice: mangio. l'ho ascoltate quasi tutte, quindi vedi, hai fan e Sì, quindi non ti adesso preoccupare. ce n'ho 12, tu ne hai Senti, 200, qua però. il tempo è tiranno, faccio come quando Sì, lavoravamo insieme, che ti facevo il mi taccio un pugnetto, attimo. taciti, taciti, che tocca a Mi me, taccio, e mi taccio. cominciamo a leggere, la prima delle poesie dedicate appunto a Valeria Corciolani. Disegni arcobaleni con la matita sottile con cui ritocchi le ciglia e nascondi con un tocco il profondo abisso di parole che sono le vite infinite che nascondi negli occhi e nel cuore. E sorridi ironica alle tue creature che ami così follemente da volerle nascondere un poco per non farle soffrire. Questa Valeria, la invece conosco. è la prima poesia, adesso questa la vado avanti un po', così Sì, poi vai tu avanti, fai vai avanti. un perché adesso abbiamo una, due, mi sembra tre, una più bella dell'altra, devo dire la verità, poesie dedicate a Emily Rose, che appunto è la nipotina di Francesco. Notte inquieta, tu dormi dolcissima e fragile. Vorrei portarti a vedere il mare da un verde sentiero luminoso, baciare il cielo all'infinito, poi, sulla giostra su cui spalancavo antichi gli occhi al desiderio, tenerti la mano mentre il cavallo a dondolo ti tenta e un poco ti spaura. Vorrei essere eterno solo per questo, non per la mia gloria, che stanco mi rigiro tra i pensieri e non trovo traccia alcuna di illusi sogni di bambino. Raccontami storie profonde coi tuoi occhi scuri di bambine, quel sorriso dolce che s'accende per quell'attimo breve e necessario, non oltre, non invano, che non serve. Calpesto sassi cercando sabbia fine lungo questo difficile sentiero. Non desisto, sai, io, fragile uomo, ho nel cuore il tuo sguardo che mi chiama. Altro da me. Angelo dolce chiuso nel tuo nido, ansia che spicchi il volo qui fermo a trattenere il fiato. Altro da me, da tempo l'ho compreso, altra cosa è trattenere la mano, non passa giorno che qualcuno, altro da me, non bussi a interrogarmi. Faccio fatica e non ne faccio vanto, angelo mio, anche questo mi insegni. E mi hai fatto venire i brividi. Sono venuti a me. Wow, vengono i brividi perché veramente, veramente scrivi e fai entrare nel tuo cuore fai entrare nel tuo cuore le persone, c'è poco da fare e viceversa, viceversa, perché quando si leggono queste cose, poi io sono ancora più sensibile perché ti conosco, ho vissuto tutto con te e mi emoziono anch'io, è umano, tocca a te, parla un po' tu. Ah sì, Ma, devi introdurre la parte legata alle emozioni, quindi ti lascio la parola. sì, diciamo che abbiamo detto tante cose, quindi diciamo che forse lascerei, farei una lettura in questo che così crea questa atmosfera, no, di raccoglimento nel quale veramente io sono un autore e non posso parlare di me stesso se non in modo cronacistico, aneddotico, cioè dire cosa penso, perché è nato, quando l'ho scritta, che cosa, ma non posso certo fare l'esegesi di me stesso, che è di cattivo gusto e che comunque non mi è proprio. Lo Tu farò sei io. una. Sì, Lo quando farò tu da io. lettrice, certo, no, l'hai già fatto, lo stai facendo ed è giusto questo, però fondamentalmente hai questo dono, no? Di saper porgere e di saper creare un'atmosfera, di creare un'empatia, che infatti tutti quelli che ti seguono ti riconoscono. È proprio una tua dote che ti auguro di poter affinare, in qualche modo appagare in traguardi sempre più ambiziosi. Beh, dai, Emozioni, è venuto il sicuramente titolo abbiamo cominciato. perché sono l'ultimo periodo, a parte l'inizio, eccetera, adesso senza entrare in cose dettagliate, personali e poi usare toni patetici che non mi piace, è stato ed è un periodo difficile. Naturalmente in questo periodo sono le emozioni, perché in certi momenti emozioni forti,
perché altrimenti non ti viene voglia di scrivere, cioè perlomeno quando si è troppo sereni, contenti, in vacanze, eccetera, si può capitare di descrivere un luogo, una situazione oppure una persona, Certo. ma quando si è, diciamo, un po' presi dalle cose di tutti i giorni, dalle preoccupazioni, anche lì si sgonfiano le gomme, tanto per dire. Però ogni tanto c'è questo grumo che è dentro che deve esplodere. Quindi quasi tutte sono emozioni, potrei dire, notturne, si potrebbe aggiungere. Le altre, le letture in pigiama, queste sono le emozioni notturne, tanto per sdrammatizzare un attimino. Perché sono appunto state scritte in questo periodo qua, non è che io. Perché proprio c'era dentro la necessità di scrivere qualcosa, e questo l'ho detto ad altri, le scrivo direttamente su Facebook. Prendo la pagina, eccetera, le scrivo, poi aggiusto qualcosa, poi quelle che mi sembrano, magari a distanza di tempo, le prendo, copia e incolla, e magari do qualche aggiustatina, ma in genere o nascono bene o non. Sì. Si può aggiustare poco, un po' di mestiere indubbiamente negli anni di affinamento. Ricordo un aneddoto vero, quando avevo sui 35 e avevo scritto già tante cose, ma tutte chiuse in un cassetto, ma tramite un amico comune che conosceva Elena Bono, una grande poetessa chiavarese, allora già su di età, drammaturgo, scrittrice di romanzi, la trilogia, poesie, insomma. Un personaggio straordinario, battute a macchina perché allora non computer non c'erano ancora, non si usavano, e aveva fatto avere tutte queste cose. E lei aveva, ce l'ho ancora, questi fogli preziosi con una biro, aveva segnato da parte le pagine, pezzettini anche magari di una poesia lunga, un pezzettino di 3 righe che lei riteneva più risolti. E poi in un altro messaggio, sempre attraverso quella sua scrittura minuta, e mi aveva incoraggiato a lavorare sulla scrittura, facendo come uno scultore, no? Scavando, togliendo, togliendo, togliendo fino all'essenziale, cercando l'essenziale. Poi ci si arriva, non ci si arriva, questo dipende da tante cose. Ma questo invito, che lì per lì, ognuno ha la sua permalosità, no? 3 righe su una cosa di 20 righe, perché le altre non erano necessari. È un pochino, poi chiaramente quando si ha l'impulso, la cosa viene giù di scrivere, no, magari non si finisce più, però un pochettino con gli anni, no, questa cercare di sfrondare, ridurre all'essenziale, è un po' di mestiere. E poi nelle cose che leggerai, immagino, eccetera, hai visto che non, tranne pochissime, sono tutte brevi, alcune molto brevi. Le leggiamo, Direi eh? di entrare direttamente, Sì, di entrare entriamo. direttamente. In media re, come dicevano gli antichi. Migliore. Io le leggo e magari alla fine di ognuna tu ci dai un piccolo, Sì, no? Un io mi piccolo hanno tutti vademecum. bruciato facendo una scaletta di questa cosa per non andare Sì. così a caccia di farfalle, perché tu mi conosci, sai che sono dispersivo, e Ma vedi giustamente come, sei a parte che preoccupata. sei bravissimo nelle occasioni, no, devo dirla questa cosa, perché effettivamente Sì, ogni tanto migliore. Francesco si perde un po' nei migliori. No, non è che migliori, sei sempre stato così, che quando uno può, come dicono i giovani, sciallare, scialli, quando puoi andare liscio, vai e effettivamente fermarti diventa difficilotto. Ma nelle occasioni dove devi, invece hai dei tempi, come anche le conferenze, noi abbiamo fatto congressi, abbiamo fatto un Sì. Sì. evento anche a Chiavari, eccetera. Caspita, Se le ogni cose le cosetta lì so, le sento, riesco finisce, ad essere anche deve dire, incisivo, sì, ma lo devo riconosco. dire che quando Dubbio vuoi, fatto. quindi vuol dire Sono che nato, se tanto per mettere un per fare, posso ridere, sono nato se rilevante, no? Che mi è nel cuore, ho fatto le elementari, poi sono tornato nell'estate dell'adolescenza, è vicina a Chiavari dove abito, e se rilevante a due marine, no? E quindi per prendere in giro quelli che non erano dissesti, dicevano: quelli dissesti hanno due facce. In questo caso, quella prolissa e quella più sintetica, insomma, per usare così, per rimanere nei termini. Sì, avevo annotato delle parole chiave, non perché appunto volessi fare esegesi delle mie stesse poesie, ma proprio perché uno spunto, così da dare a chi ascolta e chi magari spero leggerà questo libricino che è nelle librerie, no? Sì. Si può avere, se ci sarà l'occasione di avere un altro incontro, vedremo, insomma, se sarà richiesto, se ci sarà. Allora,
un incontro con persone che hanno già letto, possono nascere altre domande e in questo modo potrebbe essere uno Certo, spunto per chi di legge, no, di riflessione. andare a cercare se queste tematiche o altre parole chiave, chiamiamo così per essere più chiari, più sintetici, corrispondono a quelle che sente oppure se ne scova altre oppure insomma in qualche maniera che cosa inducono. Quindi magari farò Bene, questi allora io comincio brevissimi. e poi fai dei brevi perché siamo abbastanza puntuali ma rischiamo di andare oltre. Quindi adesso dobbiamo. Intanto però ti volevo dire grande umiltà, complimenti vivissimi, ti arrivano da Federico Fabbri, che tra l'altro è un amico che io definisco un genio, è una persona che ho conosciuto proprio così su Facebook, abbiamo in comune questa passione della scrittura, lui scrive, io leggo e quindi c'è da dire che mi ha dato da leggere alcune sue cose ed è un ragazzo veramente, secondo me, un genio e quindi Mi uscirà. fa piacere, Intanto leggo qualche vi... commento dell'editore Della che poesia di subito ciò Francesco, aspetta, vado a prenderlo. Lo secondo, credo te lo leggo corretto. io. Secondo Secondo me me una una caratteristica caratteristica. evidente Vai. della poesia di Francesco è l'amore per la vita, anche se non ne nasconde mai la drammaticità. Vero. Vero. Allora, siamo pronti, eh? Le abbiamo nominate 1, 2, 3, 4. La notte dona il suo silenzio. Il respiro del tempo rallenta. La luna, quasi piena, riluce riflettendo pensieri perduti. Ritorna al senso delle cose. Ignari, ci accarezza il sogno. E qui la notte, la luna e come ho detto prima, il sogno. Ecco, buttati lì questi tre sassi e all'attenzione dei lettori, degli ascoltatori e spero dei lettori. Vai. Notte di lava sul crinale nero, sabbia dorata pallida di luna, Apollo e Osiride si incontrano in segreto. Il mito è dentro l'aria che respiro. Polvere fine di comete come nuvola incerta si trascina. Erutta lava al teatro della vita, lava che rapida si spegne. Fredde le stelle nascondono i pianeti. Fredda è la terra nella notte scura, improvviso profuma il gelsomino e il glicine. Odora di vaniglia. E qui la contraddizione tra quasi un metafisico, mito, polvere di comete, lo stupore dell'universo e la semplicità della natura, che ci stupisce ogni volta con la sua vitalità, che ha le sue regole interiori antichissime e che noi non possiamo fermare, per fortuna. Prego. Ritmo di tamburi africani mentre la pioggia battente scuote un riparo precario. Il mare suona la sua musica di strada, soul, jazz, rhythm and blues, urla il vento spezzando nuvole nere. Lamenti di naufraghi su isole sperdute. La notte senza stelle, senza luna, riflette sull'asfalto lucidi lampioni. Ballano i piedi intrecciati e stanchi l'ultimo tango, il valzer senza fine. Una foglia cade svolazzando piano, si posa dolce nel cavo della mano. Tutto è fragile o appare e senza senso. Il segreto è nascosto nell'altra faccia della luna. E qui partiamo dai ritmi esotici, a una introiezione di queste immagini, la contemplazione del mistero e anche l'asserzione sostanzialmente della impossibilità di scoprire, anche se i cinesi ci hanno girato attorno, ma qui è una metafora, l'altra faccia della luna, dove si nasconde quello che cerchiamo, chi più chi meno, nella vita, no? Le domande eterne che l'uomo si fa. Che sono nell'altra faccia della luna, di cui conosciamo quella più sorridente, quella più malinconica, quella più dolce, e l'altra faccia della luna. E qui si può andare dal bene e il male, no? La vita e la morte, l'universo è un piccolo sassetto che Certo. risplende perché il sole è lontano, che poi è in miriadi. Insomma, qui andiamo all'infinito. Mi fermo, vai. Agave, muta e ardita, ti sporgi sul mare a picco, d'onda ghermita, di salsedine arsa, di luce intrisa. Se il sole alto, avaro d'ombre e pioggia, t'aggredisce, la notte,
Umidore di luna ti disseta e ravviva, lenta negli anni gestante e pensosa. Partorisci un fiore chiudendo il cerchio misterioso della vita. E qui l'agave si sa che quando dopo anni, dopo decadi, fiorisce, poi muore. E quindi in qualche modo è un simbolo della che la natura ci offre per descrivere questo cerchio della vita, no? La nascita e la morte nel momento del maggior splendore di queste foglie a picco sul mare, grandi, lanceolate. Che resistono a tutto, ai marosi, al vento, eccetera, eccetera, nel momento in cui partoriscono, tra virgolette, il fiore, no? Gestante in questo senso, pensosa, perché ci penso un bel po', ma in qualche modo è un tentativo, ovviamente, come sono in grado, come posso io, di percorrere questo. Oltretutto, un richiamo lo faccio volentieri a un'associazione culturale, l'Agave, che apre da più di 30 anni. Fondata da alcuni poeti, tra cui Italo Rossi, che era un professore di chimica e che si è messo a scrivere, una voce poetica importante, l'Ada Felugo e altri. Italo Rossi non l'ho conosciuto, ma Ada Felugo è un'altra persona a cui ho dedicato, non l'ho messa qui tra le dediche perché l'avevo già inserita unica in un'altra raccolta precedente, che non c'è da qualche anno, una poetessa naturale. E questa associazione, anche se con difficoltà, insomma, va avanti da oltre 30 anni e pubblica un quaderno annuale raccogliendo scritti poetici, racconti anche storici o di folklore o di altro tipo, aperti a tutti gli scrittori liguri. Quindi c'è ogni anno sempre con difficoltà maggiori, eccetera. Quindi praticamente, diciamo, a questo punto tu lo sai, te l'aspetti, no? Che finisca per No, ma mi inevitabilmente per farei uno andare. scherzetto. Eh sì, lo scherzetto, ma diciamo è nato tutto così, da questo incontro che era in qualche modo voluto, non programmato, perché si fa quello che si può, no? Compatibilmente con le esigenze proprie di questo benedetto lockdown. E ieri in questo non potevo, oltre alla dedica straordinaria, oltre a questa empatia, a questo affetto profondo, trovarmi la mia. Vi faccio vedere un attimo perché è lo stesso editore, ma è comunque un libro, un libro di cose da meditare, straordinario, di poesia, di riflessioni. Quindi, in qualche maniera, spero avremo l'occasione, magari con la tua mediazione di lettrice così brava e così Volentieri, accattivante, grazie. di preparare. Volevamo presentarlo insieme, ma la situazione attuale non permette È di certo, è averlo con te. certo. E poi Senti, non Francesco, aveva. ti faccio una proposta, perché io ho capito dove Dimmi. vuoi parare. E allora io ti faccio una No. proposta. Nelle mie dirette, tu ormai mi conosci, lo sai, un Sì. giorno alla settimana finisco con una poesia, no? Normalmente sono poesie tue, ultimamente Antonella Grandicelli, la prossima settimana comincerò quelle di mio zio Sandro Caponnetto. E allora facciamo una cosa. Salutiamo gli ospiti, guardiamo due messaggi e poi, dopo che tu hai finito la poesia, io chiudo il collegamento. Quindi salutiamo tutti coloro che ci sono stati ad ascoltare, che ci hanno fatto tanti complimenti e grazie di cuore. Io faccio un piccolo spot, vi dico che ho un canale YouTube che si chiama Lucci con due C, la I underscore, che sarebbe il trattino basso legge, dove potete trovare tantissimi video sia di fiabe sia di letture di romanzi, e devo dire che a volte queste letture portano poi all'acquisto. C'è anche, ci saranno le letture dei libri di Francesco, ma al momento c'è la sua Ninna Nanna letta da me. Quindi io vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube. Su Audible ho fatto il mio primo audiolibro di Sara Rattaro, La giusta distanza, quindi se avete Audible e se andate ad ascoltare i romanzi, vi prego di leggere, di ascoltare anche La giusta distanza di Sara Rattaro letto da me, che è stato il mio primo impegno importantissimo a livello professionale. E adesso saluto qualche amico e poi lascio la parola a Francesco e io ti dico che come si dice, ti oscuro una volta che tu hai finito la poesia, che sarà meravigliosa. Allora, salutiamo Goffredo Ferretto, che chiaramente è il protagonista, no? È colui che ha reso possibile L'editore la e la figlia pubblicazione Esther di questo. che segue queste cose, Bravissimi, insieme alla dice figlia. Letizia Lizza, grazie. Stefano Antichi è arrivato a guardarci, ci saluta Federico Fabri. Complimenti a Francesco, un piacere, Lucia, grazie. Siete un duetto perfetto, dice Valeria Corciolani, grazie di cuore.
La vita e il nostro vivere sono colti in tutte le loro sfumature, dice Daniele, è verissimo. E adesso non voglio fare torto a nessuno, ma non posso andare indietro ancora molto, altrimenti va a finire che facciamo le 6 soltanto a leggere i vostri meravigliosi messaggi. E direi che lascio la parola a Francesco, saluto tutti, vi ringrazio e alle 17:30 sulla pagina di Isabella Vilceschi, Prezzemolina Luci sarà a leggere in un racconto. Francesco, a te la parola. Allora, intanto grazie Lucia. Questa Alvira è alle sue infinite note, è la prima delle mie dedicate che compare come dedica mia nel libro di Alvira, appena uscito. La notte unisce sogni sgomenti, prelude la pace mai inquieta. La luce mai doma ci attraversa, possiede e si dona. Risorgiamo dalle nostre ceneri, nuvole spazzate dal vento, e ascoltiamo musica angelica nascosti tra spighe dorate e papave. L'orizzonte si incrina e dilaga, si fa cieco ogni affanno, si fa vento e musica e luce, e tu mi sei accanto. Roccia venosa e rosa dai venti, che rigenera amando speranza con libera sottomissione al vero, con fanciullesca infinita saggezza. Tu mai vana ingenua illusione, tu mai incline, mai dono. E piangono di fresca rugiada sorrisi di foglie bambine, e si baciano rosso e arancio giocando a evitare tramonti. Tienmi per mano anche quando sarò altro, accudisci e richiama di lucido sguardo ogni passo incline a caduta. Madre, dalle grandi ali bianche, fiume che il mare addolcisce, che sia luce sul melo fiorito, sull'orlo del muro di sole sfiorato, sul passo che scruta il sentiero, sul cuore che batte inquieto, cercando il bello ed il vero.